Solve Brioni, vertiginoso calo occupazionale. È nero il quadro tracciato dalla segreteria provinciale FICTAM CGIL di Pescara, che parla chiaramente di una situazione ancora più disastrosa che a livello nazionale. L'emergenza prioritaria da affrontare in Valpescara, ha detto il segretario Domenico Ronca, è quella legata alla bonifica del sito di Bussi e alla sua reindustrializzazione. Tra l'altro, in quella realtà la deindustrializzazione è pesantissima e pensiamo che ci siano le caratteristiche per chiedere l'individuazione in quella realtà della area di crisi complessa, il che ci aiuterebbe anche all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, che altrimenti alla fine dell'anno scadranno, non avremo più queste risorse e avremo centinaia e centinaia di lavoratrici e di lavoratori che usciranno anche da questi piccoli provvedimenti e avranno davanti veramente una situazione tragica dal punto di vista economico. E poi c'è l'intero settore del tessile, da sempre fiore all'occhiello del territorio, che va risollevato. L'altra realtà è quella di recuperare un meccanismo di sviluppo, è una strategia di sviluppo che ha funzionato fino a qualche tempo fa, che era il tessile, l'abbigliamento di qualità, il fatto a mano, Made in Italy, anzi il Made in Abruzzo, attorno con la capacità delle lavoratrici, in modo particolare perché sono quasi tutte donne, della zona Vestila, di fare un prodotto di qualità che ha un suo mercato, e quindi recuperare questo anche per seguire e andare incontro alla crisi che la Brioli ha avuto e che invece ci deve vedere con prospettive di recupero di quella realtà. Infine, evidenzia Ronca, bisogna recuperare la qualità dell'occupazione. Le aziende, purtroppo, anche quando le cose vanno bene, non assumono più a tempo indeterminato. Questo determina una condizione di disagio e qualche volta di soggezione delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi pensiamo che uno dei parametri che bisogna individuare sia quello del rapporto che si ha tra i lavoratori stabili e i lavoratori precari, azienda per la concessione delle risorse. Su questo stiamo costruendo una piattaforma concreta, fatta anche di numeri e di percentuali, che noi entro la metà di novembre ufficializzeremo come CGIL di Pescara, come tutte le categorie, e porteremo avanti appunto per chiedere alla Regione Abruzzo una risposta su questi problemi.